Appuntamento. Gossip. Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento con il Gossip. Caro Federico, allora, di cosa andiamo a parlare? Allora, come primo argomento di Gossip parliamo della relazione amica mamma di Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti. Ah. Loro sono un modello per quanto riguarda l'essere una mamma giovane, perché ricordiamo che l'Aurora è stata partorita dalla mamma in età molto giovanile, perché nel primo matrimonio che ha avuto con Eros Ramazzotti, se non erro, era piccolissima. Ecco, ecco. E quindi c'è questo richiamo materno di Michelle Hunziker, che ben contenta che la figlia va a vivere da sola, però c'ha un sentimento di distacco, come ecco, tutte le mamme. Beh. Però la sta aiutando per il trasloco e la sta scegliendo addirittura le stoviglie e tutti i servizi annessi, e si dice comunque contenta della figlia che si sta avviando nel mondo della presentazione, in quanto fa parte di questo Factor come conduttrice. Ecco. E quindi questo è naturale, che i figli dei cantanti poi si scelgono la loro strada. Per esempio l'Aurora ha scelto la via del, non sapendo cantare evidentemente, ecco, ha scelto la via della notorietà, perché chiaramente adesso la si vede soltanto come giurata. Poi chiaramente le sue qualità e le sue fattezze diventano un attimino più evidenti nel corso della sua crescita professionale. E quindi poi c'è un'analisi della psicologa, perché da psicologa che c'è il nome e cognome di Eugenia Treglia, che praticamente dice che il distacco è più difficile per i VIP. Quindi praticamente l'età giusta per andare via di casa non esiste, un'età giusta, ma è un'età dettata dalla maturazione. E diciamo è ciò che si sta, questo distacco si sta evidenziando soprattutto nelle donne. Secondo te perché? Perché le donne più dei uomini, noi ricordiamo ai cari amici dagli ascoltatori che la popolazione italiana è formata prevalentemente da donne rispetto ai uomini, e questo ha fatto sì che le donne abbiano occupato posizioni di indipendenza più degli uomini, che risultano essere magari disoccupati. Quindi l'indipendenza è maggiore delle donne rispetto agli uomini, e questo lo fa sì che nella regione Campania ci sia la tendenza, come nella regione Lombardia, fa sì che le donne si sentano indipendenti e vogliono abitare per conto loro. Quindi chiaramente, a prescindere se siano o meno sposate, si creano un proprio nido personale, e questo diciamo è un motivo loro di autonomia. Però non è un'autonomia molta se casomai vanno a vivere di fronte di rimpetta a casa, come ecco, si dice. Ecco, perché ecco. Qua a Napoli c'è questa tra virgolette brutta abitudine che si va a vivere insieme alla mamma. In che senso? La mamma sta di fronte, cucina la mamma, e vabbè, abbiamo fatto questo paragone. Come una sottolineatura per giusta, quanto riguarda i VIP. Il secondo argomento di VIP, parliamo di Asia Argento. Asia Argento, che praticamente a Ballando con le Stelle sta dimostrando di essere una ballerina che sta veramente imparando alla grande, solo che è osteggiata da Selvaggia Lucarelli. Una persona sempre tranquilla, una persona molto agitata nei suoi giudizi e mal voluta dal pubblico. D'altronde è stata scelta per questo, per fare un po' Moina, di sbocce, Cacciara, e questa trasmissione vediamo che Asia Argento comunque è una splendida donna e ha dimostrato maturità e serietà. Perché la vedo qua anche in una foto con Morgan, suo ex marito, che è rimasta in ottimi rapporti. Dobbiamo dare un encomio ad Asia, perché è una delle poche attrici che si fanno i fatti sul loro. In che senso? Che vengono poco, perché dalla separazione da Morgan, come tutti ben sanno, nessuno sa tutti i suoi amori e nessuno sa tutte le sue facezie. Quindi questo diciamo è molto
motivo di intendere che molti gossip che vengono sui giornali sono delle vere e proprie pubblicità che si fanno gli attori pagando il giornalista per essere fotografata e detta delle cose. Ecco, ecco qua, diciamo, pane pane e vino. E il buon Federico la tocca piano. Poi c'è la Lorena Cacciatore, che è una delle protagoniste della fiction di Rai 1, Baciato dal Sole. Chi l'ha vista? No, dico no, la fiction, lei è una bella attrice, dai, una bella attrice, è la vedi adesso, se la guardi il giornale, sta facendo innamorare i telespettatori, che è una bella biondina, caschetto, veramente stuzzicante, non è male, si presenta alla grande. Dice in questo articolo che lei attualmente è single e vuole stare così come sta, perché da poco si è lasciata con l'ex fidanzato. Ecco. E giustamente lei sottolinea che non è scritto da nessuna parte che se uno si lascia per forza si deve, diciamo, rifidanzare, come fanno le altre attrici note. Citiamo una fra tutte, Belen, che uno lascia e uno piglia. Esatto. E quindi giustamente la ragazza è molto seria, quasi io la non posso dire queste cose perché aspetta, sono... Aspetta, che io vedo qua nei sottotitolo, sto cercando un partner che somiglia a Luca D. Ah! Ah! Finalmente abbiamo svelato gli arcani. Tu ci vuoi? Ma sei disponibile di gradimento per vederlo? Oppure sta scritto proprio no, sta due. Scritto in cirilliaco. In cirilliaco, noi non sa leggere cirilliaco perché non ci vede ancora. E devi ancora crescere per quanto devi riguarda l'ottica. Devo ancora anche mettere il dentino. Il dentino. La notte. E noi ci auguriamo che tu possa un giorno fidanzarti con Lorena Cacciatore. O trovare il dente. O trovare. Penso che quando arriverà alla sua età, sarà pure morta. No, lei è giovanissima. Però è ottimista. C'ha 28 anni. Ah, vabbè. Tu sei molto più grande di lei, insomma. Sì, e comunque questa Lorena Cacciatrice è una delle altre ragazze che ha dimostrato che si stanno affacciando nel mondo dello spettacolo mettendo i piedi per terra. Poi c'è un altro argomento: studiare le lingue d'estate all'estero, ma pure in Italia. Cioè si stanno moltiplicando istituti anche per bambini che fanno imparare ai stessi, diciamo, la lingua inglese. E qua una tiratina d'orecchia va fatta alla nostra cultura. Cioè non abbiamo, e questo è da rivedere e correggere, una cultura europea. Cioè non aspettarci che arrivano le superiori, ma i bambini bisognerebbe avere una maestra prima, oltre alla maestra di italiano, anche quella di inglese, così non sa parlare proprio. Allora, basta, e anche perché no, anche qualcuno. Quella di napoletano. Ecco. Cioè, io direi di fare un pupurì, anche perché un esempio viene dal fatto che, ad esempio, un carissimo cugino che si è sposato con una ballerina della Polonia, di Cracovia, e praticamente lei ha imposto ai loro figli sia di parlare italiano ma anche in lingua polacca. Ecco. E quindi all'età di 6 anni sanno già il polacco e l'italiano senza difficoltà. Mentre qualcun altro invece sa l'italiano, quindi per quanto riguarda la rubrica del gossip, c'è noi possiamo praticamente chiudere qui. Non ci sono altre notizie, anche perché ne abbiamo sviscerate le più importanti, sono state date, che hanno dato insomma la loro massima attenzione. Per altri argomenti poi ci aggiorniamo la settimana prossima. Certo. E chiaramente i nostri cari amici sono liberi di telefonarci e di dire la solo, di proporci varie nuove argomentazioni su materia di gossip, cioè se ne sanno più di noi, sono chiaramente, debbono chiamarci, in modo che noi siamo sempre aggiornati, anche perché in ogni caso noi ce la mettiamo tutta a sbirciare, non solo a sbirciare, ma a saperne uno più del diavolo, perché insomma pochi sanno, come già ho detto, che alcune soubrette sono fidanzate o sposate con i giocatori. Io per esempio ho fatto un allegato in tema di gossip, ho detto proprio a sottoporta che una delle veline di Made in Sud è sposata al giocatore Vitiello Napoletano, che sta
adesso nel Palermo. Questa notizia chi la sapeva? Nessuno. Quindi io sono il migliore di tutti quanti. C'ho l'esclusiva. C'ho le fonti e quindi posso essere su piazza. Bravissimo. Noi scherziamo sempre, però diciamo a me piace. Però che tu sei il migliore, questo è risaputo. No, io cerco di monitorare il nostro grado di cultura. Ma come fate a spiare dal cannocchiale? Lui c'ha altri medi, però non ci possono dire. C'ho altre fonti, io mi informo. Tutto sta la curiosità, cari amici. La curiosità ci fa da linea guida per tutto, però devo ammettere, come già ti ho detto, Raffaele, che mi piace lavorare in questa radio perché stiamo crescendo e la parola libertà sta diventando veramente una bella trasmissione. Ho avuto anche complimenti per te. Fantastico. Per come stai presentando, nonostante le orride canzoni. Vabbè. scherzo. Non l'ho scelto io, quindi scherzo, le metto sempre io, chi è che parola libertà è curata da me e il buon Raffaele mi dà la mano col suo con la preziosa delicato. Collaborazione anche del buon Luca, e un encomio lo vogliamo dire, parliamo sempre di noi, parliamo anche di Luca D. Perfetto, andiamo ad ascoltare il pezzo. No, spieghiamo che cazzino, che significa, che non tutti stanno andando. Pagina 777 di Media Video. No, diciamo anche lui c'ha la sua utilità come terzo, come quando si giocava a calcetto. Mancava un quinto, lo si chiamava, ecco. Questa bellissima chiosa, prima del pezzo musicale, ci voleva proprio. Io ti ringrazio sempre Federico per la tua competenza e per questo appuntamento con il Gossip che si rinnova settimana prossima.